milioni. Da vista quando ti invita una mostra è comunque sempre bello, no? Insomma, una mostra ti piace, ti permette di andare anche nella ricerca, di fare un dialogo con il cuore. In questo caso però credo che ci sia anche una specialità in più, che è quella che ha descritto Luca, cioè il luogo, che è pur sempre importante, ma ha un'importanza in questo caso forse ancora maggiore, no? Per cui ho visitato questo luogo per la prima volta, nonostante io sia di Milano, per la prima volta con Luca e con Riccardo Belli, siamo andati a vedere lo spazio per la prima volta e non avevo mai visto questo luogo incredibile, quindi già sono rimasto folgorato dalla quantità di informazioni che c'erano e dalla possibilità di intervenire in questo spazio. Diciamo che era molto, come tu hai detto, era molto quello che si poteva fare, era quasi, da un certo punto di vista, quasi infinito. Poi un luogo come quello, con quella forza, può rischiare, talmente bello e denso, di per un artista addirittura quasi, non dico bloccarlo, però insomma, sento una responsabilità, mettiamola così, forte. E quello che ho fatto io, personalmente, all'interno del mio lavoro, è cercare un aggancio, che fosse un aggancio vivo, reale, un modo per entrare in contatto con questo luogo che non fosse solo legato al luogo e alla storia di Achille Castiglioni, ma che fosse un elemento vivente, attivo, quasi un liquido all'interno di questo spazio. E in qualche modo, in maniera spontanea, mi sono diretto con forza verso un essere umano, no? Verso una persona che già dal primo momento mi sembrava attivare questo luogo e renderlo comprensibile in un modo, poi ognuno lo poteva rendere comprensibile in altro, però a me piaceva proprio questo era un po' come un hub, no? un gate d'entrata in una dimensione. E questa persona è Giovanna Castiglioni, che quel giorno io non sapevo neanche lei fosse la figlia di Achille, e lei ha fatto questa visita guidata, peraltro non ci ha fatto la visita guidata a noi. No, era un'altra visita guidata. Io però avevo percepito questa energia, questa specie di scintilla che girava, poi ho scoperto che era lei, mi sono appassionata all'idea anche di non soltanto del luogo, ma di come questo luogo poteva essere vissuto, dal rapporto con la storia, con la figura del padre, ma anche dell'architetto, del designer, quindi era duplice. Insomma, ho pensato, va bene, vado lì, non so come ci vado, ma vado lì. Quello che ho fatto è vestirla, sostanzialmente, poi vedrete la mostra, però l'ho vestita in una maniera un po' speciale, ovviamente, ho cercato di usare la superficie che copriva il suo corpo anche come un luogo dove esprimere un'idea, un pensiero, che fosse il mio lavoro, ma che doveva ancora di più, come diceva prima lui, ambientarsi, no? Perché non è che potevo, non è un oggetto, non è come una scultura che vado lì, la metto in un punto dove voglio, doveva blending, come si dice, mischiarsi alla persona e di conseguenza poi mischiarsi allo spazio. Quindi c'è stato un processo di avvicinamento e che mi ha permesso di andare in quel luogo tante volte, di cercare di capirlo un po' meglio, cercare di selezionare gli elementi più belli, e tutto l'ho fatto attraverso gli occhi di Giovanna, no? Mi sono scelto un canale privilegiato e niente, poi l'ho fatto e lo vedrete adesso questo vestito, e credo che in qualche modo si possa definire quasi una forma di ritratto. E diciamo che di bello per me in questa esperienza c'è il fatto che questa cosa vivrà in relazione a lei, quindi che è vivente, che non è solo un oggetto, una forma, non che ci sia niente di male, anche perché tendenzialmente faccio degli oggetti, però in questo caso mi sono preso questa libertà, il posto, un posto densissimo, quindi già un'esperienza speciale come questa. E poi che dire, poi credo di essere riuscito in qualche modo a raccontare un po' lei, nelle forme, ho usato la forma del vestito, i materiali. Non svegliamo troppo.